Hi everyone, welcome to the second episode of the Ask Luke Anything series. I'm going to read the questions from this paper as I did in the other one, and I just wanted to tell you that I'm going to announce at the end of the video the winner of the first episode, and that is the person who's going to get the masterclass and who voted, one of the people who voted, who shared the video on Twitter and Facebook. Now, to the questions. The first question is from Elliot van Kazele. How do you keep similar languages apart? For example, Spanish, Portuguese, Italian, French, Dutch, German, etc., etc. Acredito que é uma pergunta muito interessante. Acredito que, inicialmente, uma certa sobreposição é inevitável. Por exemplo, quando comecei a aprender... Isso aconteceu-me quando comecei a aprender holandês depois de ter estudado alemão durante 5 anos. Aconteceu-me também com o português, depois de ter estudado espanhol, e aconteceu-me também com o polaco, depois de ter estudado russo durante 5 anos também. Acredito que a sintaxe e a morfologia de uma língua são características linguísticas pessoais de cada língua. E acredito também que o problema é que quando começamos a aprender uma língua nova, que é parecida à língua que já conhecemos, temos uma tendência a apoiar-nos na sintaxe da língua que já conhecemos bem. Isso cria interferência, com certeza. Por exemplo, um português, lembro-me muito bem que, ao princípio, sempre dizia, por exemplo, quero voltar a Roma, em lugar de quero voltar para Roma, porque em espanhol se diz, por exemplo, quero regressar a Roma. Mas, também a pergunta, mas acredito que essa interferência torna-se cada vez menos forte quando desenvolvemos uma personalidade na língua. Isso significa que eu não sou um neurocientista, mas acredito, da minha experiência, que desenvolvemos outro lado na nossa personalidade quando começamos a viver a língua, falar com as pessoas, observar como a maneira como as pessoas, por exemplo, falam com as mãos, com a boca, com os gestos. E isso é muito importante. Ouvi dizer uma vez que no nosso cérebro é como um pouco como uma autoestrada. E que quando falamos línguas parecidas, o que acontece é que há, por exemplo, dos autocarros ou dos carros, e há um engarrafamento, porque utilizamos sempre o mesmo circuito, os circuitos neuronais. Mas à medida que desenvolvemos a língua que queremos falar, a nova língua, este engarrafamento menos importante. Second question is from Artemisia Gentileschi. I think she's Italian, so I pronounce like the Italian pronunciation. I actually have 3 questions. One, what language do you think in? If you have to make a list for the supermarket or think or how to fix a problem in your house, in which language do you usually do it? Does it depend on the country you're in or the people you are with? Which language do you use to count? From experience, I've seen that even people who were brought up I guess she wants to say bilingually, can only comfortably count money or do math in their first native tongue. How is it for you? And then she asked me a question about Arabic. Why don't you learn Arabic? I've seen several polyglots on YouTube, but Arabic-speaking polyglots seem to be largely missing. Is there any reason for it? It just surprised me since it is one of the major languages in the world. She asked me to reply in German, which is what I'm going to do right now. Also, ich zunächst muss ich sagen, dass es vom Ort, von der Situation und von den Menschen und den Leuten, mit denen ich bin, ab. Zum Beispiel, zurzeit wohne ich in Italien und wenn ich in eine Einkaufsliste und in den Supermarkt gehen muss, mache ich das natürlicherweise auf Italienisch. Aber als ich in Frankreich war, machte ich das natürlicherweise auf Französisch. Oder dasselbe gibt es zum Beispiel, wenn ich ein Problem zu Hause beheben muss, lösen muss. Ich musste zum Beispiel, als ich in Frankreich wohnte, muss ich den Klempner die ganze Zeit am Telefon sprechen und erklären, was los war. Und natürlicherweise macht das auf Französisch. Ich wollte auch sagen, dass es von den Menschen davon hängt,
mit wem oder mit wer ich bin, mit der oder mit dem ich bin. Zum Beispiel, wenn ich in den Supermarkt mit einem deutschen Freund gehe, auch wenn ich in Italien bin, sprechen wir auf Deutsch. Ich wollte auch sagen, was die Zahlen und Ziffern, was um die Zahlen und Ziffern geht. Also das, ich habe herausgefunden, als ich in Frankreich die Dolmetscherschule besuchte, habe ich herausgefunden, dass das ein großes Problem für alle, auch für Dolmetscher ist. Ich dachte, das war mein persönliches Problem, dass ich ein persönliches Problem mit den Ziffern hatte, aber das ist eigentlich auf jeden Fall im Allgemeinen ein großes Problem für alle. Das Problem ist der geistliche Prozess. Ich glaube, dass der geistliche Prozess fordert einen anderen Schritt. Man muss sich die Zahl im Kopf vorstellen und dann man muss in seine eigene Sprache denken und man muss in die andere Sprache übersetzen und man muss die Ziffern in die andere Sprache aussprechen. Und das fordert natürlich ein bisschen mehr, einen anderen Schritt sozusagen. In einigen Sprachen ist es ein bisschen schwieriger als in anderen. Man muss sich zum Beispiel, nehmen wir Französisch. Auf Französisch sind einige Nummer die Summe zwei Nummer, zum Beispiel 74. Auf Deutsch muss man sagen, auf Französisch muss man denken 60 plus 14. Und deswegen, man muss sich den ganzen Prozess im Kopf vorstellen und dann man muss es auf Italienisch oder in eine andere Sprache übersetzen. Und dann, das nimmt ein bisschen Zeit. Du hast mich, um deine Frage über Arabisch zu beantworten, was Arabisch anbelangt, muss ich sagen, ich habe niemals die Möglichkeit gehabt, ein Land zu besuchen, wo man Arabisch spricht. Und ich kenne ein paar Leute, die Arabisch als Muttersprache sprechen. Aber ich muss sagen, ich sage immer, dass es ist nicht ich, der Sprachenwelt, der Sprache wähle, sondern es sind die Sprachen, die mich wählen. Und in diesem Fall, im Fall der arabischen Sprache, habe ich niemals die Möglichkeit gehabt, wie ich gesagt habe, ein arabisches Land zu besuchen. Und ich glaube, es gibt einige Situationen, die Emotionen wecken. Das habe ich leider niemals im Fall des Arabischen gehabt. Aber das bedeutet ganz und gar nicht, dass ich nicht Arabisch lernen werde. Mal sehen, was passieren wird. Man weiß ja niemals, wie ich immer sage. And to reply to the last question, it's from Antonella Memola. She's Italian, and she asked me in English, "Hello, Luca. I've been studying English for many years, but still have some problem with my English pronunciation. I sound so Italian. Can you suggest me some advice to lose my Italian accent and to improve the English accent and intonation? Which kind of exercises can I do? Answer in Italian. Ciao." Risponderò quindi in italiano. Allora, innanzitutto devo dire che quando si parla di persone che hanno un accento particolarmente buono in una lingua, si dice che hanno un grande orecchio, no? Un orecchio assoluto, che hanno un orecchio particolarmente buono. Secondo me non è tanto l'orecchio, perché l'orecchio è un filtro, è il cervello ad avere magari qualche vantaggio in più in certi individui rispetto ad altri, ma anche se questo potrebbe essere vero perché siamo tutti diversi, occorre sottolineare il fatto che secondo me le persone che acquisiscono un accento sorprendentemente buono nelle lingue che parlano non sono le persone che hanno questo famoso orecchio, questa capacità, ma sono le persone che si identificano, sono in grado di uscire dalla loro zona di conforto, tra virgolette, cioè del gruppo di appartenenza, per esempio gli italiani, noi siamo italiani, ci identifichiamo come italiani, e di identificarsi con un altro gruppo. C'è lo metterò sotto il link, c'è un PDF, un file molto interessante di una congettura, come la chiama lui, di Steven Krashen, secondo cui l'accento, che analizza l'accento dal punto di vista dell'evoluzione umana, siamo tutti in grado di produrre suoni, qualsiasi tipo di suono, ed è vero perché tutti i bambini possono, di qualunque paese del mondo, riescono a produrre suoni nella loro lingua, per quanto siano complicati o ci sembrino complicati, ma quello che ci impedisce di parlare come madrelingua, di acquisire una pronuncia da madrelingua in un'altra lingua straniera, è un filtro emotivo che è difficile, tra virgolette, rompere, eliminare questa barriera, e che ha a che vedere proprio con il senso di appartenenza. Quindi il mio consiglio, per esempio, quando io cercavo di parlare inglese,
con l'accento americano, i miei amici mi facevano l'imitazione, facevano gna gna gna, perché per loro questo suono era molto nasale e innaturale. Quindi, ma il mio desiderio di parlare come un americano era più forte delle loro prese in giro, tra virgolette, ma per altre persone questo potrebbe essere un impedimento. E quindi molte persone rinunciano, magari ci provano e poi rinunciano perché molto spesso ho sentito dire mi sento stupido se ho un accento, se provo a parlare con un accento straniero, oppure sei preso come uno che si vuole vantare di un accento. Insomma, ci sono vari problemi di ordine psicologico prima di tutto. Quindi il mio primo consiglio è, a parte questo, di mettersi in un altro frame mentale, cioè di pensare in maniera diversa. Se per esempio molte persone dicono ascolta il più possibile. La quantità è importante, ma secondo me è importante anche la qualità. Cioè, la qualità significa che se tu hai provato un approccio ad ascoltare il più possibile e non funziona, ne dovresti provare un altro. Sederti un secondo e pensare, cerchiamo di farlo in una maniera diversa. Se un approccio non funziona, prova in un altro. Per esempio, una cosa che potresti fare, che secondo me è interessante, hai mai provato a parlare italiano con accento inglese? Vedrai che se molto spesso, quando si parla la propria lingua con un accento straniero, viene, senza accorgersene, viene molto meglio, cioè suoni quasi inglese, parlando italiano, che quando invece tenti di parlare inglese e ti viene l'accento italiano, come primo approccio. E un altro passo fondamentale è quello di cominciare a notare le cose, cioè magari invece di ascoltare, ovviamente ascoltare tanto è importante, ma invece di ascoltare tantissimo, prova ad ascoltare leggermente di meno, ma concentrarti un po' su fare più attenzione a quelli che vengono definiti in inglese i pattern, perché ci sono in ogni lingua una serie di strutture che si ripetono e se tu fai attenzione cominci a coglierle, poi ovviamente il problema di produrre, perché una cosa è fare attenzione, capire, notare, e l'altra poi è di produrre, e secondo me in questa seconda fase della produzione, come ti ho detto prima, è fondamentale l'approccio psicologico, cioè cambiare un po' il proprio modo di pensare e non pensare che uno si senta stupido a parlare una lingua con un accento, almeno provarci e vedere e avere feedback e circondarti da persone che ti sostengono, che ti dicono, non ti dicono solo che brava, ma magari ti facciano notare piccole cose, perché la lingua, come tutte le altre abilità che sviluppiamo, si sviluppa poco a poco. Okay, this was the third question, and I just wanted to announce the winner of the first episode, which is, I hope to pronounce it well, she's Polish, Justyna Szczęcik. So thank you very much for listening, and see you on the next episode. Thank you very much.